Enzo Famulari, tecnico della squadra dello Sparagona. Terzo risultato utile consecutivo su un campo difficile come quello del Cariddi, soprattutto anche per la struttura sportiva. Sì, un punto, siamo contenti sia del punto preso, anche se hanno pareggiato alla fine con un gol dubbio in fuorigioco, però ci sta, ci prendiamo il punto fuori casa, il campo era un po' impraticabile, molto fangoso e non si giocava bene, però siamo andati in vantaggio, anche abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, poi ci hanno raggiunto a 3 minuti dalla fine con un fuorigioco abbastanza evidente, l'arbitro non l'ha visto, sono contento sia del punto che della prestazione. Punto dopo punto, però questo Sparagona sta salendo in classifica. Sì, ma ci sono squadre molto più attrezzate di noi sia per i playoff sia per vincere il campionato. A noi interessa mettere qualche squadra sotto e ci stiamo riuscendo, soprattutto nel girone di andata. Contiamo ancora di fare qualche punto, anche se ora affrontiamo in sequenza Sant'Alessio, Calatabiano e Sporting Club Giardini, che sono molto più attrezzate di noi, molto più organizzate, hanno fatto un buon mercato. Noi abbiamo riconfermato la squadra dell'anno scorso con qualche innesto e puntiamo a un campionato molto tranquillo. Secondo te la tua squadra si è amalgamata abbastanza bene, visto che ci sono tante novità rispetto allo scorso anno? Sì, ci sono molte novità, però alla fine diciamo che possiamo contare sempre sui soliti, perché magari i nuovi per qualche problema di lavoro, per qualche problema di famiglia stanno stentando, soprattutto come presenza. Però li aspettiamo, siamo qui, ora si apre il mercato, se possiamo fare qualcosa, c'è qualche ragazzo valido che possiamo prendere, lo prenderemo, altrimenti rimaniamo quelli che siamo. L'unica squadra allo Sparagona di seconda categoria a giocare con due portieri, scherzo ovviamente, visto che Vittorio gioca a centravanti. Sì, ha scelto di venire con noi, l'anno scorso è un amico, si voleva divertire, non vuole giocare più per impegni di lavoro. E giochiamo con due portieri, uno in porta e uno all'attacco. Oggi De Clos non ha parato perché non gli sono arrivati i tiri in porta. L'unico tiro, hanno fatto gol su questo fuorigioco, però Vittorio ha fatto il suo secondo mestiere oggi, il gol l'ha fatto bene. Due portieri che fino a questo momento sono stati un po' determinanti. Sì, perché De Clos la settimana scorsa ci ha permesso contro l'Usclopace di portare a casa anche 3 punti, anche grazie a lui nel secondo tempo sullo 2-0 ha fatto un paio di interventi fondamentali. E Vittorio oggi ha segnato contro il Taormina, la settimana scorsa ha fatto degli assist decisivi. Si parla tanto di schemi, visto che parliamo con un tecnico, questo Sparagona come gioca? Per ora stiamo giocando il 4-4-2 perché abbiamo avuto dei problemi, però siamo sempre pronti a cambiare, Poi gli schemi sono sempre relativi, bisogna correre in campo, soprattutto in queste categorie.